Ninfosfera. Ninfosfera definisce lo spazio dell'informazione, un altro elemento che definisce la nostra società. Ninfosfera presuppone una particolare evoluzione tecnologica e la definizione di un ambiente dove le tecnologie si parlano tra di loro. Oggi viviamo l'epoca dell'Internet of Things. Gli oggetti sono tutti collegati in una rete. Questa rete permette di fare cose in modo che gli oggetti possano entrare in relazione tra di loro sul piano informativo. Questo è possibile perché ogni cosa è connessa alla rete. L'Internet delle cose intende definire una realtà dove, ad esempio, le case diventeranno sempre più autonome, in modo che da una sola piattaforma si riesca a gestire cose come il riscaldamento o la luce. Come si è arrivati a questo punto? Secondo Luciano Floridi, esisterebbero tre ordini di tecnologie, a seconda di ciò con cui la tecnologia interagisce. È abbastanza chiaro che la tecnologia è un mezzo. Esso è un mezzo artificiale per fare cose in maniera efficiente, produrre di più con meno sforzo e in meno tempo. Non è solo un mezzo come strumento, ma è anche un mezzo perché si trova in mezzo, ossia tra le cose. Ad esempio, suggerisce Luciano Floridi, gli occhiali da sole stanno in mezzo tra il sole e gli occhi umani. Ogni tipo di tecnologia differisce dalle altre a seconda del tipo di cose con cui interagisce. Secondo Luciano Floridi, esistono principalmente tre tipi di tecnologie. Tecnologie di primo ordine, uomo, tecnologia, natura. Tecnologie di secondo ordine, uomo, tecnologia, tecnologia. Tecnologie di terzo ordine, tecnologia, tecnologia, tecnologia. Una tecnologia di primo ordine è l'ascia. Con l'ascia possiamo tagliare della legna. In questo caso è l'essere umano che usa l'ascia per tagliare della legna. Una tecnologia di secondo ordine non mette più in relazione la tecnologia con la natura, ma con un'altra tecnologia. Qui l'esempio di Luciano Floridi è il cacciavite, che è una tecnologia che opera sui chiodi, i quali a loro volta sono altre tecnologie. Infine, la tecnologia di terzo ordine non ha più legami con esseri umani o con la natura, ma solo con altre tecnologie. L'esempio tipico di tecnologia di terzo ordine è il computer, che opera anche in assenza di input dell'utente. Il sistema appena definito da Luciano Floridi ha tre termini: utente, tecnologia e suggeritore. L'utente usa la tecnologia e la tecnologia è un mezzo che serve per rispondere a dei problemi che vengono dalla natura stessa. Ad esempio, se devo togliere delle erbacce, potrei usare una falce o un tagliaerba. Oppure, quando c'è troppo sole, uso degli occhiali da sole o la crema solare. Per questo motivo, la natura è definita come suggeritore. Tra l'utente e la tecnologia e il suggeritore, si trovano altri due termini: l'interfaccia e il protocollo. L'interfaccia è quel sistema che permette all'utente di accedere alla tecnologia e di usarla. Si tratta del design. Il design di una tecnologia deve essere pensato affinché quella tecnologia sia facile da utilizzare per qualsiasi essere umano. Ad esempio, ci è voluto davvero tanto tempo affinché la pistola prendesse la forma e il design che ha ora. Il protocollo, invece, è lo strumento attraverso il quale una tecnologia comunica con un'altra tecnologia. Ad esempio, HTTP è un protocollo usato sul web per comunicare con i server. L'infosfera è la biosfera dell'informazione. Comincia ad essere con l'ICT e trova la sua concezione più estrema quando l'intero mondo viene concepito in termini informazionali, come nella teoria di John Archibald Wheeler, dove l'informazione non è l'ultimo risultato del processo conoscitivo, ma il mattoncino di base della realtà. Quel che è certo è che viviamo in una realtà in cui gli oggetti comunicano sempre di più con gli altri, tramite internet, scambiandosi informazioni, e noi siamo immersi in questa sfera di informazioni, l'infosfera. Bene, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace al canale, iscriviti al canale perché così potrai sostenere appunto il canale. Se sei interessato invece ad avere delle notizie o sapere chi sono io, puoi andare sul sito www.tecnofilosofi.com, questo qui, dove ci sono tutte le informazioni su di me e sul mio progetto. C'è un blog dove troverete tutti gli articoli e altre tematiche
cose che appunto io scrivo, oppure se andate su Tecnofilosofi TV, tv.tecnofilosofi.com, troverete tutta la descrizione del progetto, dove c'è anche una sezione dedicata a come sostenere il progetto e un bellissimo bottone PayPal dove potrete, con il link per le donazioni, donare dei soldi per poter finanziare questo progetto. Qua ci sono poi appunto i vari link a canale YouTube, Twitch, Telegram, canale social se volete essere costantemente aggiornati su quello che viene pubblicato. Guardate il link in descrizione perché magari troverete qualche libro consigliato, acquistabile, che vi permetterà anche, sarà un altro modo, diciamo, per poter sostenere, diciamo, il canale.